Bentornati cari telespettatori in questa versione serale di TG Wast. E io non perderei tempo, andrei a leggere subito la prima notizia che arriva fresca fresca da un posto. In termini di vendite, la vittoria del 2014 per il gioco calcistico più giocato è andata a FIFA 14. Quest'anno PES ha un asso nella manica per ribaltare questa drammatica situazione. La palla, infatti, non sarà più rotonda. Il lead designer del gioco spiega le motivazioni di questa scelta. La palla che rotola è imprevedibile, confessa ai nostri microfoni, ed è il motivo dell'insuccesso di PES 14. Una palla perfettamente cubica aumenterà il controllo sul campo e diminuirà le probabilità di rimbalzi indesiderati. Finalmente tutto sarà sotto il vostro controllo. I videogiocatori però non sembrano gradire questa scelta e accusano: basta con le copie di Minecraft. Parliamo di GTA 5. GTA 5 approda su PC. Furiosi i possessori di una versione console di GTA 5. Da un recente sondaggio condotto sui giocatori delusi dalla manovra di Rockstar sono emersi dei dati piuttosto significativi. Pensate che lo 0,01 degli intervistati alla domanda "Come mai sei dispiaciuto dell'uscita della versione PC?" ha risposto: "Sono infastidito dall'ottima grafica e dal frame rate migliorato. Io non l'ho potuto giocare così e, se devo essere onesto, rosico." Invece il restante 99,9% degli intervistati ha risposto così: "La versione PC è una merda, non sarebbe dovuta uscire perché quella console è meglio e poi pappappero." Noi non possiamo fare a meno di festeggiare invece. Nuovo gioco di casa From, i ragazzi di Dark Souls, che presenta un look meno classico e un'atmosfera gotica e avvolgente: Bloodborne. Il gioco sarà rilasciato a breve, ma già compaiono i primi commenti online. È facilissimo, l'ho finito in 2 ore alla prima run. Si torna a parlare di assassini in una delle saghe più famose in circolazione. Ubisoft si scusa pubblicamente per l'assenza di personaggi femminili in Assassin's Creed Unity. Il web infatti era insorto in quella che potremmo definire una giusta e motivata rivolta mediatica che mirava alla parità dei sessi e videogiochi. Un'azione che denota un profondo spirito critico da parte della community e una voglia crescente di occuparsi di questioni rilevanti con la giusta grinta. Dopo le scuse di Ubisoft, le acque sembravano essersi calmate, ma una cellula particolarmente attiva cerca comunque la mediazione. Se non possiamo avere le donne nel gioco, almeno vogliamo che gli assassini sanguinino una volta al mese. Questa era l'ultima notizia per oggi e, come tutte le sere, noi vi salutiamo. Ciao!